Cari telespettatori, ben ritornati con noi, ben ritornato Dino Milanello, presidente NPCA di Padova. Per quel che riguarda i pensionati, siamo sul pezzo perché parliamo di pensioni molto basse e di un'azione molto importante che viene intrapresa da parte dei pensionati da molto tempo, come diceva Dino Milanello, anche dai pensionati della CIA, per avere un aumento. Se ne parla anche quest'oggi sui giornali. Renzi dice che farà qualcosa, ne parleremo insieme. C'è ancora una manifestazione venerdì che parte dalla stazione di Padova, proprio in questo versante. Parliamo con Roberto Betto, ben arrivato anche a noi qui con Buongiorno noi, presidente della CIA di Padova. Un altro evento significativo, una tavola rotonda, un momento di incontro e di confronto. Peraltro quest'oggi, oggi pomeriggio, c'è una riunione straordinaria in Consiglio regionale che parla proprio di questo tema. Parliamo dell'acqua. L'acqua come risorsa, l'acqua che può creare problemi. Abbiamo visto a Firenze quel che è successo, però l'acqua è fondamentale. Nel nostro Veneto, purtroppo, l'abbiamo sentito un po' di cotte e di crude, c'è il problema di prelievo, di escavazioni, di pozzi, c'è il problema della qualità dell'acqua e l'acqua che è fondamentale per l'agricoltura. Vuoi che ce ne sia troppo poca e quindi dove andarla a prendere, l'acqua di falda come deve essere, vuoi che ce ne sia troppa in certi momenti e quindi gli interventi che devono essere fatti. Voi avete organizzato per domani sera al Cronplazza di Padova, vicino a Limena, un incontro importante con le istituzioni anche regionali per capire dove stiamo andando sostanzialmente. Vediamo quindi di parlare di questi due temi. Allora, a questo punto incomincerei con Dino Milanello. Va bene. Questa è la questione che riguarda anche i più anziani, poi magari abbiamo le persone che ci si sintonizzano successivamente, parliamo della questione dell'acqua che è trasversale comunque. Allora, voi organizzate questa manifestazione che parte dalla stazione di Padova, poi va a Piazza Sartori, però in realtà è simbolica perché avete chiesto più volte un incontro, un confronto e sembra esserci stata un'apertura per il discorso delle pensioni minime. Cosa succede? Allora, questa questione delle pensioni, dell'aumento delle pensioni minime, sono anni che noi battagliamo perché vi possa essere un aumento per queste pensioni. Sono due anni che chiediamo gli 80 euro anche per i pensionati. E ricordo che quando abbiamo lanciato da Padova il nostro congresso due anni fa la petizione nazionale dei 100.000 firme su questi temi, oggi ci siamo riusciti finalmente, dove chiediamo l'aumento delle pensioni basse e questi 80 euro, perché il 71% dei pensionati in Italia sono sotto i 1.000 euro. Ma 2 milioni e mezzo sono sotto i 500 euro, cioè è una situazione insostenibile. Dagli incontri che abbiamo avuto, che abbiamo presentato queste 100.000 firme, di cui 20.000 nel Veneto, 8.000 di Padova, firme abbiamo presentate sia alla Presidenza della Camera, del Senato, in Commissione, eccetera. Abbiamo avuto incontri vari con parlamentari dei vari partiti e questi dicono sì, avete ragione, bisogna intervenire in queste situazioni di povertà, perché questi sono poveri. Okay? Quindi abbiamo buone speranze. Adesso Renzi è un po' di tempo che dice che anche per i pensionati alla minima e pensioni basse ci sarà un aumento, ci sarà gli 80 euro, forse un aumento maggiore, eccetera. Noi speriamo che questo avvenga. Che Renzi non prenda in giro ancora questi cittadini, che sono cittadini all'estremità della povertà, sono cittadini che non si curano neanche più perché non hanno i soldi. Quindi è una situazione veramente drammatica. Noi abbiamo fiducia, perché facciamo anche questa manifestazione dopo aver fatto le firme? Facciamo questa manifestazione perché vogliamo sensibilizzare i cittadini, ma soprattutto la politica, perché sostengano queste nostre proposte, dove sono invitati anche tutti i parlamentari. Ma finita la manifestazione non ci fermiamo certamente lì fino a settembre, quando non ci sarà la votazione in commissioni vari per quanto riguarda la finanziaria 2017, perché non ci fidiamo più di tanto di Renzi. E quindi la battaglia deve continuare. Incontreremo tutti i parlamentari dopo la manifestazione, quei incontri nelle province, quei parlamentari provinciali. Andremo con un documento anche dai prefetti in tutte le province. Cioè,
la battaglia continuerà finché non avremo ottenuto quello che da anni noi chiediamo, insomma, che tutti promettono. Allora, sarebbero 2 milioni le persone che non avrebbero ottenuto nulla, quindi sarebbe necessario questo intervento di aumento, si parla dei famosi 80 euro, eccetera. Perché gli incapienti, tra l'altro, erano esclusi dalla manovra del 2014, per cui c'è tutta la categoria degli incapienti, che è un'altra categoria, e servirebbero 2 miliardi di euro per la copertura. Io penso anche ai 2 miliardi e 2, come dicevano precedentemente, ma a me proprio non mi interessa niente di quanti soldi ci vogliono, perché quando si discute di dare qualcosa a questa gente che sta sopravvivendo non ci sono mai soldi, mentre per altre categorie come le pensioni d'oro, i vitalizi, i soldi ci sono. Allora i soldi si possono trovare dall'evasione fiscale? 122 miliardi di evasione fiscale, si possono trovare ristrutturando meglio la sanità, dove solo nella sanità per corruzione e di come è gestita vi sono 26 miliardi che si possono dedurre. Ecco, poi, Renzi dice che bisogna restare nei vincoli di bilancio, ha aperto alle sigle sindacali, allora, per restare nei vincoli, Di bilancio, che intervenga una sanità migliore, sprechi e corruzione meno per quanto riguarda l'evasione fiscale e per quanto riguarda le pensioni d'oro, di mettere un tetto, di andare là a colpire, e inoltre i vitalizi, noi con le firme che era nell'ordine del giorno che ho anche qua, che abbiamo raccolto i 100.000 firme contro i vitalizi d'oro. Cioè non si può dire non ci sono i soldi, bisogna vincolo di bilancio, eccetera eccetera. Vadano a prendere i soldi dove ci sono. Per quanto riguarda le facilitazioni dell'uscita, no, di cui più volte ha parlato Renzi, però con delle diminuzioni sulla pensione, quindi uscite anticipate, ma ovviamente diminuendo l'importo pensionistico, siete d'accordo? Abbastanza d'accordo, nel senso che se sono quelli che devono attendere i 2-3 anni si può anche fare, con una diminuzione che però che sia minima, una riduzione minima, che non è una spesa per lo Stato, perché dopo cosa succede? Questo rimane in vita molti anni, ok? Per molti anni riscuote quel 10 o 5% che vogliono ammettere, li recuperi, quindi non è un problema grosso finanziario all'inizio, ma poi alla fine c'è anche un guadagno e comunque può creare anche posti di lavoro per i giovani, che c'è una grande disoccupazione per quanto riguarda i giovani. Noi siamo anche sensibili, sebbene siamo dei pensionati, per quanto riguarda le prospettive dei giovani, che avranno pensioni, chissà che pensioni avranno, io spero bene, insomma, ecco. E con il tavolo di trattativa, voi che rappresentate un po' la categoria agricoltura, che è quella più penalizzata, per carità, a fronte di contributi meno versati rispetto ad altri, varie situazioni, parteciperete ai tavoli di incontro o soltanto le 3 sigle sindacali principali? Dall'incontro che abbiamo avuto anche qua, era presente lei un mese fa con i segretari della CGIL che erano presenti e della UIL, hanno detto è ora che, soprattutto quello della CGIL, è ora che ci mettiamo assieme sui stessi temi, gli stessi obiettivi. No? Benissimo, noi abbiamo chiesto più volte, però ci è sempre stato rifiutato proprio per questo discorso che gli agricoltori non hanno versato, eccetera, che non è vero poi più di tanto, perché gli agricoltori, sappiamo benissimo, pagavano in base intanto alla legge. Ci sono agricoltori e agricoltori, ci sono agricoltori che avevano i 3 campetti e vivevano con quello e più di tanto quindi non potevano anche versare. È vero che sono integrate poi al minimo alle 502 euro, però diciamo anche una cosa, che questi sono quelli che hanno costruito l'Italia di oggi. Questi sono quelli che ci danno anche da mangiare. Noi non dobbiamo mai dimenticare che l'agricoltura è vita. Senza agricoltura il mondo non esiste, grazie a queste persone che con poco sono riusciti
a fare quello che hanno costruito e dato a questo paese, e ora non si può trattare la gente in questa maniera. Comunque voi avete speranze che qualcosa venga fatto sostanzialmente? Guardi, se questo non passa, non dovesse passare, perché è anni che si fa queste battaglie, inizieremo delle battaglie molto più dure in tutto il paese. Quindi siete uniti a livello nazionale? Certo. Quindi questo è significativo. Quindi sono contento che anche gli altri sindacati finalmente dicono sì alle pensioni minime, basse, gli 80 euro, che una volta, alcuni anni fa, non si diceva, insomma, ecco. Quindi c'è una speranza che assieme si possa ottenere, insomma. Non lasceremo perdere queste iniziative qua. Lontanissimo dalla pensione, però pur sempre riguarderà tutti quanti, perché per carità se la daranno poi un domani, chissà. Che cosa ne pensa lei, Presidente? Per quanto riguarda questa questione? Sì, questa questione. Perché... la CIA credo che in questo ultimo periodo storico di difficoltà economica si sia dimostrata propensa a sostenere tutte queste iniziative sociali e di prima utilità. Ricordo che siamo scesi in piazza per difendere il settore zootecnia, ci siamo battuti con le PAC, oggi scendiamo assieme ai pensionati perché crediamo che il futuro di questo problema tocchi anche le nuove generazioni, le medie e le nuove generazioni. Assolutamente, e quindi, no, per quello dicevo, lontanissimo, perché chissà che quando potrà andare in pensione, questa è un'altra componente, un altro aspetto da valutare, sì, loro giustamente lottano per la pensione minima. La cosa che viene da ridere è che i giovani attuali le statistiche andranno con la pensione minima in pensione. No, le statistiche sono preoccupanti. Perché le prime buste arancioni che sono arrivate mostrano che la pensione minima, oro averla per i giovani, e quella è la cosa paradossale. Anche per gli agricoltori, la prospettiva fra 15 anni dell'agricoltore è di 260 euro al mese. È una bravissimo. Cosa vergognosa. E a noi questo ci preoccupa non ci costringe, perché lo si fa con uno spirito e un intuito di squadra, pensando che il mondo andrà avanti. L'ho detto più volte a questo tavolo, a questa trasmissione, e noi non saremo sicuramente i salvatori del mondo, però oggi dobbiamo anche capire che il solista non è più in grado di gestire una situazione di questo tipo, e bisogna essere un'orchestra ben diretta se vogliamo raggiungere gli obiettivi, perché adesso non mi soffermo sugli 80 euro, però penso anche alla sanità, ai costi, a quello che ci comporta, ai disabili, alle persone portatori di handicap. Cioè, il welfare in Italia è stato quasi snobbato da questa politica, che ci riempie tutti i giorni di grandi chiacchiere, lo leggiamo nei giornali tutti i giorni, alla fine però di concreto non abbiamo niente. Noi dobbiamo porci degli obiettivi ben chiari. Noi scendiamo in piazza con una protesta pacifica, ma però che sia condivisa dalla cittadinanza, perché alla fine questo problema tocca la maggior parte dei cittadini, a parte quel 15% che saranno i ricconi. Ma oggi anche il ceto medio sta diventando povero, e la ricchezza si crea, e come ho detto prima, se si è una grande orchestra diretta bene, sicuramente gli obiettivi si raggiungeranno, però dobbiamo anche porceli, noi i quesiti ce li siamo posti e andiamo in piazza con delle idee ben chiare, ma vogliamo raggiungere gli obiettivi. Ecco, quello che magari il cittadino si chiede, che ne parlavo anche pure prima fuori onda con il Presidente, è questo: il governo dice rimodulerò le aliquote IRPEF per ridurre le tasse al ceto medio, darò gli 80 euro ai pensionati, rivediamo altre situazioni di carattere fiscale per agevolare le aziende. Poi abbiamo l'Europa che ha detto attenzione, avete un margine di manovra che è ridottissimo, e facendo la somma qualcuno resta fregato, resta fuori. Sull'occupazione, adesso parliamo di pensioni, però il Job Act qualcosa ha fatto, però l'occupazione solo sui numeri parliamo. È stata che e non c'è più, insomma, già finito. È una realtà questa, e allora dobbiamo essere più concreti. Dobbiamo essere più concreti. Io volevo dire, poi aggiungere qualcosa, no? Che è scandaloso, che offende anche la dignità di questi pensionati con pensioni basse. Non è immaginabile, possibile che vi siano in Italia pensionati che ricevono 3.300 euro di pensione al giorno, no al mese, al giorno. Due giorni fanno la pensione di una pensione bassa.
non è immaginabile, non c'è paese che vi sia queste cose qui. Assolutamente, parliamo di persone che sopravvivono con 400 euro. Non accettiamo che poi non ci siano i soldi per queste persone che hanno dato molto all'Italia. Ma è una questione di giustizia sociale, no? Questa è di giustizia, questa di rispetto. E soprattutto anche di equità, equità e legalità, concetti che noi come Confederazione Italiana li mettiamo al vertice di ogni discorso e di ogni cosa che ci poniamo per fare una battaglia condivisa. Il nostro titolo del volantino è equità, giustizia sociale, esistenza dignitosa. Perfetto, Dino. Ecco, il problema è poi anche il discorso dell'esistenza dignitosa, come viene garantita se ci sono tagli anche alla sanità, perché questa è una tra fare prevenzione vuol dire poter avere una sanità accessibile. E invece purtroppo, come ho detto all'inizio, le persone non si curano e non possono farlo. Non si curano più. Tra ticket, liste di attesa, eccetera, e le pensioni che sono diminuite il potere d'acquisto del 30%, quindi si riduce anche questo. La prevenzione, non c'è prevenzione quando ci sono queste cose qui. Quando uno non può curarsi, non è un paese civile. Ma infatti c'è. Qua si curano solo qui che hanno i soldi, infatti. Gli altri partono per un altro mondo. Purtroppo, infatti. E continuano a chiedere però al ceto medio e alle persone normali che alla fine non riescono più a raggiungere la fine del mese e sono ancora quelli che sostengono questo tipo di sistema. Allora è giusto dare da una parte, però sarebbe giusto anche ricevere dall'altra. Questo riferito alla sanità, voglio dire, perché noi le tasse le paghiamo, però quando andiamo a curarci paghiamo ulteriormente. Ticket. Tenendo conto che poi noi abbiamo moltissime segnalazioni di telespettatori anche anziani che dicono che la specialistica, la diagnostica, quindi le visite specialistiche, tutta la diagnostica che vuol dire prevenzione, non viene neanche più prescritta dal medico di base, perché il medico di base altrimenti viene a sua volta ripreso perché dà delle prescrizioni, però giustamente le persone o fanno un po' di prevenzione, cioè si controllano prima, altrimenti dopo abbiamo la fase acuta della patologia che costerà molto di più alla società. Certo. A meno che non si voglia portare una morte precoce. Nel pensiero, perché così si evita ogni problema, meno pensionati, meno tutti cercate di morire il prima possibile. Ma si devono preoccupare però della morte precoce, perché poi non avevamo più l'introito economico di chi pagherà le tasse. Ma noi non accettiamo questa cosa assolutamente, bisogna combattere, Assolutamente, quindi ricordiamo ancora la manifestazione che ci sarà venerdì. Non arrendersi mai. Assolutamente. Pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo insieme.